Bene, allora possiamo togliere la sigla per il momento senza musica perché appunto devo ancora ultimare la parte che riguarda la sigla, quindi piccolo cambiamento per quanto riguarda il ritorno delle trasmissioni di Radio Lontra nelle sue normali trasmissioni, per così dire. Quindi buonasera a tutti dal sottoscritto Giuseppe Notaro, un grande saluto all'amico Guido Zanella, col quale oggi parleremo appunto Buonasera. dell'11 settembre. Grazie Guido di essere con me anche quest'oggi. Naturalmente poi con Guido parleremo di tanti altri argomenti che riguardano questo programma appunto a proposito di storia, perché appunto della storia che vogliamo parlare in questa trasmissione, che non vuole appunto in nessun modo diciamo fare grandi discorsi, ma comunque cercare di entrare nel vivo dei fatti storici così come si sono appunto svolti. Prima di parlare dell'argomento di quest'oggi, appunto dell'8 settembre, ma per meglio dire della firma dell'armistizio di Cassibile, che fu appunto il 3 settembre 1943, devo dire a quasi pochi chilometri, pochissimi chilometri, devo dire, da casa mia, che sono molto vicino al luogo della firma dell'armistizio. Il 3 settembre è però importante almeno per altri due motivi. Intanto il 3 settembre 1982 furono uccisi barbaramente dalla mafia a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro. Il generale Dalla Chiesa era stato inviato appunto a Palermo per cercare di lottare seriamente contro la mafia, ma purtroppo la mafia gli impedì di poterlo fare fino in fondo. Dicevamo appunto il generale Alberto Dalla Chiesa, morirono nello stesso momento la moglie Emanuela Setti Carraro e anche l'agente di scorta Domenico Lusso. Quindi da parte mia era giusto ricordare anche questo importante avvenimento, questo doloroso importante avvenimento, possiamo dire, ma magari poi ne faremo oggetto di un'altra trasmissione anche con gli amici di worldnews.it, che saluto innanzitutto. Ben capitanati dall'ottimo direttore Paolo De Chiara, che è anche un nostro amico assiduo, ci dà una mano spesso e volentieri nelle nostre dirette. E l'altro avvenimento è più a carattere sportivo, diciamo così, perché purtroppo anche qui un fatto luttuoso: il 3 settembre 1989 trovò la morte in Polonia una delle leggende del calcio italiano degli anni 70 e 80, potremmo dire, Gaetano Scirea. Si trovava appunto in Polonia perché era andato lì per trovare talenti da portare appunto alla corte della Juventus, della quale lui per tanti anni è stato un grande capitano, e incredibilmente trovò la morte in un incidente automobilistico. Volevo ricordare questi altri due importanti avvenimenti, secondo me, ma quindi a questo punto torniamo all'argomento principale appunto della nostra trasmissione di oggi, che è appunto l'8 settembre. Io nel presentare un po' la trasmissione di oggi sulla pagina Facebook, ho scritto una domanda che quindi ti giro, caro Guido. Cosa cambiò dopo l'8 settembre 1943, nel mondo ovviamente. Cominciamo un po' a definire cos'è questo 8 settembre. L'8 settembre non è soltanto un giorno di settembre di 24 ore, ma è un avvenimento che praticamente, per quanto riguarda il nostro paese, per quanto riguarda l'Italia, la fine, ufficiosa più che ufficiale della guerra e quindi tutto quello che, ne consegue. Nel mondo, cambia, grosso modo la nascita, che dopo arriverà poi il 25 aprile, della famosa cortina di ferro, cioè gli accordi presi a Yalta e a Teheran da Roosevelt, Churchill e Stalin, che si dividono praticamente l'Europa. Ma questo è un altro discorso che va oltre la trasmissione di oggi. Guardiamo un po' l'Italia, guardiamo il nostro paese. L'8 settembre è un punto, diciamo, di separazione fra la mentalità fascista del ventennio e la mentalità,
repubblicana successiva che purtroppo trova contrasti ancora oggi. Forse parleremo di quello che succede ultimamente anche oggi, vedremo un po'. Ma cominciamo un po' a vedere cos'è che ha praticamente causato o che ha favorito questo 8 settembre, che non comincia ovviamente la mattina dell'8 settembre, ma comincia addirittura dal 25 di maggio del 43, di quell'anno lì, quando il segretario di Mussolini, che si era preso il Ministero degli Esteri, il Bastianini, che fra l'altro era poi anche il gerente della Dalmazia ai tempi dell'invasione italiana, chiama Alfieri, ambasciatore a Berlino, e gli comunica che tutti i porti dell'Africa settentrionale pullulano di navi alleate, e quindi è probabile che, viene informato anche Ribbentrop, è probabile che ci sia qualche sbarco. Hitler non è d'accordo, Hitler pensa che lo sbarco non avvenga nell'Italia del Sud, perché giustamente dice se gli americani fanno una specie di attacco alla Sicilia e sbarcano al sud, devono farsi poi tutta l'Italia per arrivare alla Germania, e quindi non è logico. Hitler pensa che lo sbarco avvenga a nord della foce del Piave, fra l'altro anche giustamente lo pensa, perché sbarcando a nord della foce del Piave gli americani si sarebbero trovati davanti alla pianura padana e in un paio di giorni sarebbero arrivati sulla Val d'Adige a interrompere i rifornimenti che la Germania mandava alle proprie divisioni in Italia. Eisenhower pensava il contrario, Eisenhower invece pensava che sbarcando in Sicilia sarebbe arrivato ad un armistizio, che poi è successo con l'Italia, avrebbe rotto l'asse Italia-Germania, Roma-Berlino, e avrebbe mandato avanti l'esercito italiano, che poi è diventato partigiano, a combattere i tedeschi in ritirata. E ha avuto ragione ovviamente Eisenhower, anche perché nel frattempo, il 9 di giugno, a Roma, il ministro della Real Casa Quarone si era visto con un ambasciatore, un diplomatico, tale Leonardo Vittetti, italiano, e aveva già cominciato a parlare di come fare a eliminare, a mandare a casa, come si potrebbe dire, il buon Mussolini. Il problema non era il come farlo, il problema era chi avrebbe sostituito poi Mussolini nella posizione di capo. Quindi rimase... Dimmi. Volevo chiederti una cosa proprio a proposito della, appunto, quella che fu poi la vera sostituzione di Mussolini. Ma mi viene questa domanda, che tra l'altro forse non ci avevo mai pensato sinceramente, ma come mai si pensò proprio a Badoglio? Non c'era qualcun altro? Ma è molto semplice il discorso. Dobbiamo renderci conto che la defenestrazione di Mussolini parte da Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III sta vedendo che con il fascismo sta perdendo la guerra, Vittorio Emanuele III sta vedendo che ci rimetterà un sacco di soldi se continuerà ad andare avanti con la guerra, per cui pensa di buttare fuori Mussolini. È l'unico generale che aveva la fiducia di Vittorio Emanuele III era Badoglio, c'è poco da fare. Badoglio non è mai stato fascista, Badoglio è sempre stato vicinissimo al re, e praticamente Badoglio era l'unico a cui potesse affidare questo incarico in modo sicuro, anche perché appunto a Quarone poi fu lui a suggerire a Vittorio Emanuele la persona di Badoglio, che avverrà ovviamente con calma dopo che saranno fatti tutti quanti i preparativi, perché intanto però il 13 giugno la terza brigata della prima divisione inglese sbarca a Pantelleria, intanto non è che tutto sta fermo, anzi gli inglesi occupano tutte le pelagie, Linosa, Lampedusa, Pantelleria c'è un aeroporto, quindi è facile che gli Spitfire, partendo da Pantelleria, arrivino a bombardare le divisioni tedesche, anche perché
Il SIM, il Servizio Informazioni Militare, 6 luglio, informa che ci sono 51 divisioni americane, inglesi e francesi pronte a sbarcare. Per cui dice, cari signori, tenetevi pronti. Infatti, dopo 3 giorni, gli americani fra Gela e Siracusa, lì da dove state traducendo voi, sbarca la settima armata americana, quella di Patton, quel generale che si vede anche poi in Normandia con la pistola da cowboy, con l'impugnatura di Guardia Perla, e anche l'ottava armata del generale Montgomery. Il tutto organizzato dal generale Alexander, che poi è quello che sosterrà i partigiani al nord Italia, a difendere, cioè a contrastare più che a difendere questo sbarco, c'è un povero generale Guzzoni che ha la sesta armata, che è tutta ridotta però a pochissimi battaglioni di fanteria, c'è poca resistenza praticamente allo sbarco americano. Tanto che dopo un paio di giorni Mussolini si preoccupa e chiede a Hitler di mandare giù degli Stuka, di mandare giù degli aerei per contrastare questo sbarco. E Hitler gli risponde, gli dice: ma io te li manderei anche, caro Duce, ma guarda che se tu non organizzi l'assistenza a terra, gli Stuka che ti mandano se li bombardano senza che si alzino. Infatti manderemo giù degli aerei per non farli neanche alzare. Il Duce si arrabbia, ma c'è poco da fare, non c'è organizzazione sugli aeroporti italiani per poter ospitare una forza aerea tedesca. Nel frattempo però già a Lisbona l'ambasciatore Prunas comincia a contattare gli inglesi e a cominciare a dire qualche parola, vediamo un po', vediamoci, cerchiamo di parlare, mettiamoci d'accordo. Già il 17 luglio andiamo avanti lì. D'altra parte, Mussolini è preoccupatissimo perché lo dice chiaramente a Hitler: guarda Hitler, che il sacrificio del mio paese non può avere come scopo principale di ritardare l'attacco diretto alla Germania, manda giù forze, perché altrimenti qui gli americani arrivano e occupano me, ma arriveranno a occupare anche te, ovviamente. Tra l'altro c'è da dire, rispetto a quello che dicevi prima a proposito dei contatti appunto a Lisbona, che furono diverse le delegazioni italiane che fecero la spola tra l'Italia, il Portogallo e credo anche in qualche misura la Spagna, no? Almeno 2 o 3 furono addirittura le missioni, diciamo così. Sì, più che 2 o 3 missioni epipollenti, c'è un primo contatto. Ti dico e non dico, vediamo se è possibile con gli ambasciatori lontanissimi, poi ce n'è un'altra più concreta e poi arriva Castellano è quello che ha il potere da parte di Badoglio di trattare le condizioni, e questa è poi la terza, che la vedremo fra poco, perché intanto Hitler che prende paura anche lui si precipita a Feltre, viene in Italia addirittura Hitler a incontrare Mussolini a Villa Gaggia, a Feltre vicino a Treviso, e lì gli ripete: guarda che non ti mando niente se tu non ti metti a posto a sistemare gli aeroporti, perché altrimenti buttiamo via aerei e io sono impegnato in Russia e non ho nessuna intenzione di buttare via aerei. Arriviamo così al 24 di luglio, quando Mussolini decide di arrivare al Gran Consiglio, non sa più cosa fare. E il giorno prima, fra l'altro, uno degli membri del Gran Consiglio, Dino Grandi, glielo va a dire: guarda che io ti presenterò domani, 24 luglio, ti presenterò un ordine del giorno in cui chiedo che ti sostituisca Vittorio Emanuele III, cioè che non sia più tu a comandare l'esercito italiano, ma che sia il re. Mussolini si arrabbia e dice: vabbè, ci vedremo domani, e infatti domani, che è il 24, dalle 5 in poi, si comincia a discutere, si fa notte, si arriva alle 2 del 25 di luglio di mattina, quando Mussolini dice: vabbè, votiamo, però il voto su 28 appartenenti al Gran Consiglio, ce ne sono 19 che votano Mussolini, vai a casa, caro mio. I contrari sono soltanto Farinacci, Buffarini, Scorza, sono quelli che sono proprio fascisti fino in fondo. Ce n'è uno, un certo Suardo, che si astiene, è un nobile questo Suardo qui, pensa che questo Suardo
era stato incaricato qualche mese prima da Mussolini di far firmare lo scioglimento delle Camere senza la firma di Vittorio Emanuele, e voleva tenerselo in tasca lui. Cioè, nel momento in cui Vittorio Emanuele firma, non firma, scrive lo scioglimento delle Camere, Mussolini lo tira fuori a suo piacimento, cosa che poi non è ovviamente successo, ci mancherebbe altro. Il 25 luglio, alla mattina, Mussolini torna a casa, a Roma, la moglie lo aspetta in piedi, sa già cosa è successo, e gli chiede: ma li fai arrestare tutti quelli che ci hanno votato contro? Sì, sì, certo, certo, li faccio arrestare tutti. Però nel frattempo, appena si sveglia, verso le 8:30, chiede di vedere il re, perché non sa come è messo il re. E il re, invece che dargli appuntamento in Quirinale, gli dà appuntamento a casa sua, a Villa Savoia. Si procura una pistola, se la mette in tasca, Vittorio Emanuele III, mette i tre o quattro guardie del corpo nelle stanze vicine, perché non si sa mai, e riceve Mussolini, e gli dice: Mussolini, guarda, accetto le tue dimissioni, prima ancora di salutarlo, accetto le tue dimissioni, lascia perdere, vattene a casa, non sei più. Ho già nominato Badoglio al tuo posto. E qui c'è un po' di crisi, perché Mussolini esce, pensa di andare a casa, invece fuori chi c'è? Fuori ci sono 50 carabinieri con un'autoambulanza che se lo caricano, dicendogli che è per proteggerlo dalle manifestazioni che intanto ci vedevano, perché la fine del fascismo, eccetera, eccetera, la gente a Roma cominciava ad essere contenta. E qui c'è questo Castellano, questo generale Castellano, che è praticamente l'aiutante di Ambrosio, che è capo dello Stato Maggiore, e che poi Castellano è una persona molto, è un generale molto vicino al re, perché lo troviamo addirittura quando l'Italia ha invaso la Jugoslavia. Castellano si è ribellato al fatto che l'Italia mettesse Pavelic, Ante Pavelic, capo degli Ustascia, al governo della Croazia, e lo contrastò moltissimo, tanto che il rappresentante fascista del Partito Nazionale Fascista a Zagabria, il generale Koselski, lo vuol far rimuovere questo Castellano. Castellano è assolutamente un antifascista, c'è poco da fare, quindi è chiaro che il re sceglie Castellano e Ambrosio per fare questa operazione, è chiaro. Diciamo che la cosa è fatta. Pietro Badoglio scriverà a Hitler dicendogli, e anche a Kesselring, dicendo: guardate che però noi continueremo la guerra al vostro fianco, per carità, non siamo contrari a continuare la guerra con voi. Nel frattempo però la 16ª divisione e la 3ª divisione tedesca si avvicinano a Roma e la circondano. La milizia fascista, la milizia volontaria del Servizio Nazionale Fascista, viene inquadrata nell'esercito italiano addirittura, quindi siamo proprio agli sgoccioli. Si tira da una parte dicendo: siamo dalla parte vostra, e dall'altra si discute con gli americani per vedere di fare questo armistizio. Mussolini, intanto, che è stato portato nella caserma lì dei carabinieri, dorme un paio di giorni lì in caserma dei carabinieri, poi scrive anche una lettera a Badoglio dicendo: ma perché mi tieni prigioniero? Badoglio gli risponde, dice: ma dimmi dove vuoi andare. Mussolini dice: voglio andare alla Rocca delle Camminate a casa mia. Ormai è un uomo disfatto Mussolini a quel punto lì. Non è disfatto invece Hitler, che raduna i suoi generali a Regensburg e ordina quattro operazioni molto molto importanti. La prima, che si chiama Schwarz, che è quella di occupare l'Italia e disarmare l'esercito. Da parte tedesca si vuole disarmare l'esercito italiano. La seconda, che si chiama Axe, è di catturare e distruggere la flotta italiana, proprio brutto contro l'Italia. La terza, che è la Alaric, è quella di occupare Roma, dove c'è anche il Vaticano, tra l'altro. E la quarta è la Eiche, di liberare Mussolini. Quindi parte già Hitler con questi quattro studi di operazioni da affidare ai suoi generali. Liberare Mussolini, che nel frattempo da Ponza viene portato, cioè dalla caserma di Roma viene portato a Ponza su una corvetta, dove arriva poi il 28 di agosto, no? E poi da Ponza viene portato sul Gran Sasso, no? No, da Ponza poi il giorno 7 agosto va alla Maddalena, sì, fa un periodo lunghissimo,
ma adesso ci arriviamo. Badoglio scrive a Hitler, continua a dirgli: guarda che continuiamo la guerra con voi, non ti devi preoccupare, siamo fedeli alla nostra alleanza. Ti dirò anzi dove è Mussolini, ma però non gli dice niente. E intanto Eisenhower riceve da Roosevelt il permesso di trattare con l'Italia e di firmare questo benedetto armistizio. Ci sono intanto truppe che arrivano al confine del Brennero, addirittura passano il confine le truppe tedesche e cominciano ad avvicinarsi a Bolzano. Erano circa 9 divisioni, no? No, erano 12 divisioni. Nel frattempo sono 9-10, ma se ne sono 3 Brennero già pronte ad intervenire, che varcano il confine, addirittura abbattendo la barra del confine, e si avvicinano a Bolzano, occupano tutta quanta quella che è la parte, diciamo, dell'Italia del confine. E quindi sono prontissime ad arrivare in Italia. Sono praticamente 4 divisioni di fanteria, una divisione di SS, credo che sia la Prinzhorn, sì, la Prinzhorn, 2 divisioni corazzate con i famosi nuovi carri armati che ha sfornato l'industria tedesca, i Tiger, e una divisione di paracadutisti che è distribuita su tutta Italia. Quindi l'Italia è praticamente occupata dai tedeschi e non c'è niente da fare, non si muove neanche l'esercito italiano, non si muove. Nel frattempo Guariglia, che è ministro degli esteri, prende paura di questa situazione qua e vuole parlare con Ribbentrop e gli dice: guarda, sul mio onore di soldato ti giuro che noi vogliamo continuare la guerra con te. Ribbentrop ci crede e non ci crede, cioè fa un viso cattivo gioco, ma intanto comunica a Hitler e manda giù le divisioni intanto, perché capisci, ormai siamo già a 6 di agosto e 7 agosto, appunto, come si diceva prima, Mussolini va alla Maddalena. I tedeschi avevano già mangiato la foglia praticamente, va? Avevano già tutto. Già il 17 di agosto si parla di resa incondizionata, cioè si cominciano già a dire quali sono gli elementi che saranno base di questo armistizio. E fra l'altro il 16 agosto, come sai già anche tu, del Quebec, in Canada, si incontrano Mackenzie, che è il primo ministro canadese, Roosevelt, che è il presidente dell'USA, e Churchill, che è il primo ministro britannico, e decidono chiaramente le condizioni di pace con l'Italia. Perché? Perché conviene all'America che le condizioni con l'Italia non siano gravose, perché fra l'altro nel 1944 sono le elezioni in America e al presidente Roosevelt, democristiano, non dà mica fastidio il voto degli italoamericani, per cui ci sono un sacco di cose che interessano agli americani di fare l'armistizio con l'Italia, anche per rompere l'asse Roma-Berlino, quindi ci sono tante caratteristiche. Quando si andrà a discutere l'armistizio, verrà fuori questo documento di Quebec e Eisenhower lo metterà sul tavolo e dirà: guardate ragazzi, che i nostri capi vogliono che si faccia così. Quindi gli inglesi, per esempio Alexander, che diceva no, l'Italia deve arrendersi senza condizioni, vogliamo comandare noi, addirittura Montgomery arrabbiatissimo con Eisenhower, che però è il suo capo, però Eisenhower, e quindi c'è poco da fare. Eisenhower si impone e dice: con l'Italia dobbiamo fare, non dico la pace, ma un armistizio che si possa, diciamo, discutere, che non faccia tanto male. Ti fermo un attimo, perché a proposito dell'armistizio corto e dell'armistizio lungo, e perché no anche del documento di Quebec, io già ti strappo un appuntamento, direi che ne potremo parlare approfonditamente di questi 3 documenti proprio l'8 settembre, così magari in quell'occasione faremo ascoltare anche il programma di Badoglio, che mi pare il punto da cui partire poi per la puntata di quel giorno, sempre che tu naturalmente sia d'accordo, ovviamente. Sì, ci organizziamo, non c'è nessun problema, qui comunque possiamo approfondire anche questi fatti. Intanto andiamo avanti con la nostra trattazione. Sì, perché sorgono dei problemi. Sono dei problemi perché ufficialmente l'Italia è occupata dai tedeschi e c'è poco da fare. Ufficialmente si discute sulle condizioni dell'armistizio, ufficialmente gli americani sono sbarcati, ma sotto sotto c'è Mussolini che è ancora prigioniero
e c'è il re che è ancora a Roma, perché il 24 di agosto, per esempio, l'SS assieme ai fascisti italiani vogliono catturare il governo italiano, arrivano quasi quasi al Quirinale per catturare il governo italiano, e quindi il governo, diciamo, quello che era stato ovviamente nominato da Vittorio Emanuele, quindi Badoglio e tutti quanti gli altri, no? E addirittura i tedeschi il 26 di agosto occupano Lubiana, che è una città italiana occupata in Slovenia, ma è sempre una città italiana. Quindi siamo praticamente ai ferri corti, e non tutto ancora è stato definito. Intanto nel frattempo, dalla Maddalena a Mussolini viene portato sul lago di Bracciano, a Vigna di Valle, e poi viene portato alla base della Funivia, quella che poi andrà su a Campo Imperatore. Lì si ferma 5 notti nella villa della Rosa Mascitelli, la contessa. Non è che lo trattano male male male, insomma, lo vogliono portare in modo da poterlo utilizzare. Badoglio sa che se ha in mano Mussolini, di cui Hitler ha bisogno, lui riesce a trattare anche la salvezza del re Vittorio Emanuele, perché Vittorio Emanuele è ancora a Roma, quindi bisogna stare attenti. Ci sono parecchie cose ancora da vedere. Il generale Castellano continua a dire: noi non possiamo firmare l'armistizio perché i tedeschi sono ancora molto forti qui in Italia, ci stanno occupando, dobbiamo aspettare un altro sbarco americano. Nel frattempo la Germania continua a fornire carbone e carburanti all'Italia, continua a mandargliene, anche se li ha dimezzati, ma continua a mandargliene. Alla fine di questa diatriba, il primo settembre, Badoglio dice: vabbè, via, firmiamo l'armistizio, non se ne parla più, vi diamo gli aeroporti di Centocelle, di Roma e di Guidonia, gli americani utilizzate questi aeroporti e firmiamo l'armistizio, e c'è poco da fare. Addirittura quello stesso giorno che si firma, che Badoglio dice che firmiamo l'armistizio, c'è un ministro tedesco, un po' ingenuo se vogliamo, che con il console, il ministro si chiama Rann, con il console Mohausen, che è in Italia, sta ancora discutendo con il governo, con il ministro delle forniture, di quanto carbone e quanti carburanti hanno bisogno in Italia per continuare a combattere. Cioè c'è una situazione che nessuno riesce a gestire. Nel frattempo, intanto, il 2 di settembre Mussolini arriva su a Campo Imperatore e c'è poco da fare, e rimane lì. C'è una fuga di gerarchi fascisti, Farinacci, Vittorio Mussolini, Pavolini, Renato Ricci, Edda Ciano con i suoi figli, che vanno da Hitler e si mettono da Hitler in maniera che si cerca di rifare qualcosa di questo fascismo che ormai se n'è andato. Ma non c'è niente da fare. Il 3 di settembre, oggi, lì vicino a casa tua, c'è il generale Smith con il generale Castellano che firmano l'armistizio, e qui il discorso poi prende tutta un'altra piega. Pensa che dopo 3 giorni c'è ancora questo ministro Rann che chiede udienza al re per parlare di questioni tecniche. Ancora i tedeschi stavano ancora pensando di fare qualcosa. L'8 settembre poi c'è una figuraccia da parte del governo italiano un po' schifosa, che vogliono ancora ritardare l'annuncio dell'armistizio. Perché il re è ancora a Roma. Eisenhower gli risponde: today is X day and I expect you to respect your part. Oggi è il giorno X e io mi aspetto che tu rispetti quello che devi fare, la tua parte. D'accordo. Fra l'altro, l'annuncio dell'armistizio, e qui bisogna stare molto attenti perché molte cose ancora oggi dipendono da questo. L'annuncio fu alle 19:45, più o meno alle 20, grosso modo, no? Sì, dal Giri, sì. Eisenhower lo dice, e poi anche Badoglio dice: il governo italiano ha riconosciuto l'impossibilità di continuare la impari lotta contro il soverchiante potenza avversaria, parla degli americani ovviamente, nell'intento di risparmiare ulteriori gravi sciagure alla nazione, ha chiesto l'armistizio del generale Eisenhower. E questo è
l'annuncio, però dice anche un'altra cosa. È la seconda parte che è un po' più ambigua. La richiesta è stata accolta, dice, è stata accolta. Quindi siamo d'accordo. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane, in ogni luogo, anche all'estero, cioè non soltanto in Italia. Certo. E se però, attenzione, le forze italiane reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Ecco. Beh, non dice combattiamo contro i tedeschi, non lo può dire, non lo può dire ancora, perché ci sono gli paracadutisti a Roma e se dice una cosa di questo genere, i paracadutisti vanno a inquinare, c'è poco da fare. Quindi c'è questo povero ministro Rang che chiede a Badoglio di smentire quanto ha detto, ma poco da fare. L'8 settembre Badoglio stesso informa Hitler che ha firmato l'armistizio, c'è poco da fare. Il 9 settembre il re parte e va a Brindisi, attenzione però, attenzione che qui c'è un discorso. Il 9 di settembre il re, le casse dello Stato sono in Svizzera, quindi non c'è problema, non deve portarsi via niente, a parte la sua collezione di monete, ma a parte quella ci sono 9-10 macchine che partono da Roma per la via Appia Antica. E prendono la Tiburtina e vanno avanti. Per tre volte vengono fermate dai posti di blocco tedeschi che sono dappertutto e per tre volte riescono a passare. Cioè i tedeschi non vogliono catturare il re, contrariamente a quanto sarebbe logico. Perché? Perché vogliono Mussolini. Vogliono Mussolini. Infatti Hitler ha incaricato un capitano dell'SS, tale Skorzeny, di informarsi di dove sia Mussolini, infatti lo segue la Maddalena, poi si veste da marinaio, ne fa di tutti i colori questo Skorzeny qui. Alla fine, il 12 settembre, monta su quasi otto quegli aerei che noi chiamavamo le cicogne, no? Otto aerei che trainavano addirittura, otto aglianti addirittura, e atterra a Campo Imperatore, ma a Campo Imperatore Mussolini è già pronto con la valigia pronta, sa già tutto, fra l'altro si dice, non è provato, ma si dice che abbia tentato il suicidio, che si sia tagliato le vene e che un carabiniere gli abbia tamponato un po' l'emorragia, ma chissà se è vero o non è vero. L'unica cosa vera è che due poveri poliziotti si ribellano e sparano contro i tedeschi e vengono uccisi subito. Lì sarebbe da fare un discorso molto molto importante su questo, ma lo faremo. Invece a Campo Imperatore c'è addirittura un generale della polizia, tale Soleri, Fernando Soleri, che praticamente è lì che dice vabbè, prendete questo Mussolini, noi non ci opponiamo. I carabinieri gli portano le valigie a Mussolini, fanno le foto di gruppo. C'è un fotografo addirittura mandato da Skorzeny che prende che fa dei filmati. Cioè, diciamo che non è una liberazione di Mussolini, è un prelievo. Mussolini è assistito dall'ispettore Gueli, che poi è quello che a Trieste farà tutti quei disastri, va bene, parleremo. Insomma, in poche parole, Mussolini viene portato con l'aereo a Pratica di Mare e da lì poi va a incontrare il 14 settembre, va a incontrare Hitler, ma Hitler rimane deluso perché Mussolini gli dice: guarda, io non voglio più combattere, io sono stufo, non ce la faccio più. No. E poi ormai le cose fatte, gli americani sono troppo forti, non ce la facciamo. Mussolini minaccia di dire: guarda, che al tuo posto ci metto Farinacci, guarda che è qui apposta, no? Non credo che rinunci. Cioè, a quel punto lì Mussolini decide, vabbè, d'accordo, il 18 settembre da Monaco fa quel discorso, gli italiani sentite la mia voce, la riconoscete, eccetera, eccetera, e il 23 dello stesso mese torna in Italia, a casa sua, alla Rocca delle Camminate, dove il 27 forma il primo governo della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, questo è quello che è accaduto attorno all'8 settembre. Stavo rispondendo ad un amico che ci ha mandato un messaggio dove dice, tra l'altro mi saluta, Sebastiano scrive: ciao Peppe, oggi data storica molto importante per il nostro paese. Sì, indubbiamente, perché da questo appunto cambierà tutto per quanto riguarda, direi, il nostro paese, ma la storia mondiale, no? Certo, 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 data importantissima.
un attimo solo, chiedo scusa, ma devo, ecco, così abbiamo fatto anche questo. Dicevo, dato importante, sì, perché tra l'altro, ecco, va detta anche un'altra cosa. Come dicevi tu giustamente, il cioè Mussolini fu prelevato appunto dai tedeschi. Sì. Già un disegno ben preciso per portare Mussolini in Germania e poi metterlo a capo della Repubblica Sociale. Certo, certo, fare una barriera a sud della Germania per ritardare l'arrivo degli americani in Germania, è chiaro, no? La linea gotica che andava da Ravenna, da Rimini, Ravenna, andava fino alla Spezia, e lì doveva, secondo il disegno di Hitler, battersi tutto l'esercito italiano che, fra l'altro, Hitler ordinò di disarmare, fra l'altro, perché l'esercito italiano si oppose, non tutti quanti furono d'accordo. E qui c'è da fare un discorso ben preciso, ma ben preciso. Nessuno mai del governo italiano dice di consegnare le armi ai tedeschi. Nessuno mai l'ha detto. No, cosa sono? Sono i fascisti all'interno dell'esercito che, sollecitati appunto dall'ordine di Hitler di disarmare l'esercito italiano, comunicano ad alcuni reparti consegnate le armi ai tedeschi. Io ho un'esperienza personale di mio padre, che era allora in Francia, l'8 settembre, te ne avevamo già parlato, il quale si è ribellato e lui non consegna le armi a nessuno. Lui aveva delle batterie, lui era di artiglieria, aveva delle batterie di obici in Francia, vicino a Vannes, e dice no, non consegniamo niente, nessuno ci ha ordinato di consegnare le armi, guai se consegniamo le armi. E se le sono tenute, però sono finiti in campo di lavoro per questo fatto qua. Va bene che dopo il padre è scappato, è andato dai partigiani, eccetera, ma non c'entra. Però intanto l'opposizione al fatto di consegnare le armi significava essere preso e anche finire a Mauthausen. Tra l'altro, a questo che dici, dobbiamo aggiungere anche il fatto che, a proposito appunto di quello che stiamo dicendo, cioè che l'esercito italiano non ebbe alcun ordine di consegnare le armi, gli italiani che erano presenti in Corsica e Sardegna contribuirono effettivamente alla liberazione di quelle due isole, tra le altre cose, proprio insieme alle forze francesi di liberazione e comunque all'esercito francese di liberazione. Quindi è proprio per appunto suffragare quello che stai dicendo che abbiamo questo esempio, no? Ce lo dicono naturalmente i storici. La resistenza è già cominciata, la resistenza che poi verrà organizzata dal Partito Comunista Italiano, ma che non significa che i partigiani fossero comunisti, significa soltanto che l'unica organizzazione che in quel momento lì poteva essere valida era quella comunista, che ha dato poi origine a quel grandissimo caos che è venuto fuori al fronte orientale. Orientale, dove combattevano fra di loro senza sapere da che parte, cioè sapendo da che parte stavano, ma di parti ce n'erano parecchie, gli ex fascisti, i nuovi fascisti, gli ex partigiani di destra, i partigiani di sinistra, i partigiani sloveni che erano contro gli italiani, i partigiani sloveni che erano contro, cioè c'era un caos enorme. Da lì poi è nato tutto quanto il discorso di Trieste e delle azioni contro gli sloveni, da cui poi è nata Gladio, eccetera, eccetera, ma questa è tutta un'altra storia che però nasce proprio dalla frontiera orientale, dove è successo quel gran caos. E il primo di maggio Tito è arrivato col nono corpus sloveno, è arrivato a Trieste, e ha fatto un ragionamento molto semplice, Tito, c'è poco da fare, non possiamo metterci qui a discutere. Quando gli italiani hanno invaso, la seconda armata di D'Ambrosio ha invaso la Dalmazia, è arrivata a Spalato e ha detto Spalato è mia, e l'ha fatta diventare Italia. È arrivata a Zara, ha fatto la stessa cosa, è arrivata a Sevenico, ha fatto la stessa cosa, è arrivata a Knin, che non aveva niente di Dalmato, e è diventato Italia, è arrivata a Ljubljana e l'ha fatta diventare italiana. Adesso Tito arriva a Trieste e non può farla diventare croata, ma quando mai? Ma Tito dice, ma scusate, siete arrivati qui, avete nazionalizzato le nostre città, io arrivo a Trieste, adesso Trieste è jugoslava. Ovviamente gli inglesi non erano d'accordo,
ma se gli inglesi non sono stati d'accordo, oggi Trieste sarebbe slava, e si vede anche sulla carta geografica che è una linguetta che può prendere Trieste. Per cui storicamente, senza essere né italiani né jugoslavi, ma venendo da Marte, l'esercito italiano ha invaso la Jugoslavia, impadronendosi, nazionalizzando le città dalmate, perché il contrario non era logico, non era possibile. Secondo Tito era logico. Poi no, ovviamente, perché siamo italiani, ma ci mancherebbe altro. Ma se venissimo da Marte, diremmo porca miseria, ha ragione. No, ma voglio dire, perché tra l'altro a Tito vengono imputate le peggiori nefandezze, le peggiori, come possiamo dire, le peggiori stragi, eccetera. Certo, è vero, ne fece anche Tito. Ma non dobbiamo dimenticare che Tito è la chiusura di un cerchio tragico, delittuoso, come possiamo definirlo meglio, di un cerchio appunto veramente macabro di nefandezze, di assassini, legali o meno che fossero, che è partito però dal 1941, cioè da quando appunto gli italiani e i tedeschi iniziarono a invadere la Jugoslavia. Quindi Tito in pratica è, potremmo definirla quasi, la legge del contrappasso per quanto riguarda appunto la occupazione italo-tedesca, quindi nazifascista, possiamo dire, della Jugoslavia. Non so se sei d'accordo su questo. Ma guarda, io diciamo che vengo da Marte in questo momento. io dico una cosa, no, lo storico deve venire da Marte, se no, se è di parte non riesce a capire. Certo. Ora, comprendere non significa giustificare, comprendere significa capire. Quindi io non giustifico nessuno, io studio i documenti, cerco di comprendere, ma non di giustificare, di comprendere. Ora io dico una cosa, oggigiorno si parla tanto di legittima difesa. Se uno si difende, legittimamente può fare, non dico qualsiasi cosa, ma se in proporzione all'offesa può arrivare anche a uccidere. Se c'è uno che viene in casa mia con il mitra, minaccia mia moglie e i miei figli, e io ho una pistola in mano, io l'ammazzo, ma mi pare che sia giusto che lo faccia, altrimenti ammazza la mia famiglia e anche me. Ora, se uno Stato invade un altro Stato, la guerra è schifosa. In guerra i soldati sono obbligati a uccidere. In guerra succedono di tutte le nefandezze possibili, ma una cosa è uccidere per occupare, una cosa è uccidere per difendersi. Sono due cose diverse. Non sono belle, sono brutte tutte e due. Uccidere è sbagliato. Però se io uccido per difendermi, porca miseria. Ora io, se dovessi andare a vedere cosa ha fatto Tito avrà fatto tutte le porcate del mondo, a parte il fatto che vorrei saperle, perché finora io le sto cercando, ma non ne ho trovate tantissime. Comunque, siamo perde, vengo da Marte. Se le ha fatte per difendersi. Non poteva fare altro. Cosa poteva fare? Aveva contro i tedeschi, i cetnici, gli italiani, le BAC, che erano le milizie anticomuniste. Chi aveva contro? Aveva contro gli ungheresi, i rumeni. Ma era contro tutti. Cosa doveva fare Tito? C'aveva mezza Europa contro. Ma sì, è documentato, c'è poco da fare. È documentato. I partigiani di Tito hanno difeso il loro paese. Eppure si dice da qualcuno, insomma, che quando i titini, appunto, i partigiani jugoslavi arrivarono a Trieste, pare siano successi di tutti i colori, non si sa più dove, come tirarsi i capelli, insomma, per quello che accadde, insomma, pare si siano macchiati delle peggiori, appunto, nefandezze, come dicevamo prima, e qualcuno dice che quanti vennero trovati nella foiba di Basovizza, che è la più famosa tra le foibe di cui si parla in quelle zone, furono tutti assassini perpetrati da Tito. Così dice un certo ambiente politico ben delineato, che non vogliamo dire per carità di patria, ma che comunque individuiamo nella parte destra, ecco, dell'agone politico italiano, che da tempo immemorabile parla di questi fatti
solo guardando a Tito, mentre invece il discorso deve essere più ampio. Si parte al punto dal 41, ma tu mi dicevi fuori dalla nostra diretta che addirittura di foibe se ne parla dalla notte dei tempi, addirittura. Se così c'è sempre... Guarda, tanto per non far nomi, Gasparri e la Meloni e la Russa dicono delle sciocchezze, io lo posso dimostrare, perché arrivati a Trieste in 40 giorni, per 40 giorni sono stati a Trieste i titini, io li chiamo i partigiani jugoslavi, ma chiamiamoli pure titini, non me ne frega niente, arrivati lì, cosa hanno fatto? Hanno cercato i fascisti e li hanno fatti fuori. Molto spesso si dice, se li avessimo fatti fuori tutti, magari non ci sarebbero più, invece no, perché tanto sia in Jugoslavia, che dove Tito ha veramente massacrato gli ustasci che stavano scappando in Austria, pensando di averli uccisi tutti quanti, e invece ce ne sono ancora di ustascia in Croazia, come di fascisti in Italia, quindi per carità non stiamo lì a dire se sia giusto o sbagliato ammazzare è sempre sbagliato, è sempre sbagliato, però non raccontiamoci balle. Nessuno mai è andato a scavare la foiba di Wasowice, che non è neanche una foiba, è una cava di carbone, ma al di là di quello, che non c'entra niente, è diventata una discarica per il sindaco di Trieste, è diventata una discarica di armi, di munizioni per gli americani. Hanno trovato, hanno scavato qualcosa, hanno trovato i canadesi delle uniformi tedesche, hanno trovato sei corpi, mi pare, di tedeschi, perché sono stati riconosciuti dai bottoni dell'uniforme, e il corpo di una donna che è stata riconosciuta perché è un corpo femminile. Dopodiché non hanno trovato niente, non c'è assolutamente niente. Sai da dove è nato tutto questo? A Napoli è nata la faccenda. A Napoli un giornalista, adesso non ricordo più il titolo, non te lo dirò, del giornale, leggendo un po' le relazioni di questi americani, ha visto che c'è uno strato che non è stato esplorato, credo che sia un 18 metri, io l'ho letto, ma ha fatto 18 metri per la larghezza della circonferenza, sono venuti fuori i metri cubi, ha detto che ogni metro cubo c'è un corpo, e ha fatto la moltiplicazione e ha detto che lì ci sono 2000 corpi, ma cioè, potevano essere benissimo anche 2000 carciofi, cioè non si può sparare sciocchezze a questo tipo, e da lì è nato poi tutto un discorso infinito. Ora io dico, se qualcuno, e lo dico ufficialmente anche per coloro che ci ascoltano, se qualcuno, magari ci fosse, ha notizie di persone infoibate a Wasowice, che lo dica. Non ha importanza che dica il nome, il cognome, eccetera, eccetera, o il giorno. Che dica, io so che qualcuno è stato buzzato dentro a Wasowice. Vabbè, andiamo. Perché oggi che abbiamo tutte le possibilità di scavare assolutamente... meccaniche eccetera, non andiamo a vedere, perché sappiamo che non c'è niente, se no facciamolo benissimo, non c'è problema, andiamo a vedere. Ci sono degli studi precisi su questo. La foiba di Wasowice, se deve essere presa come simbolo dei massacri fatti durante la guerra, chapeau, per carità. Per carità, che non venga interpretato come una scusante. Io quello che ho capito non lo giustifico, l'ho solo capito, però non prendetemi in giro. Esatto. Sì, appunto, la foiba di Wasowice viene presa a simbolo dei massacri che appunto furono perpetrati in quel periodo. Tra l'altro, forse foiba di Wasowice che sta nel gruppo con tante altre foibe ritrovate poi nel frattempo, quindi fu, diciamo, un massacro abbastanza grande, perché appunto dobbiamo poi dividere le foibe in giuliane e l'altra in istriane, ecco, mi sfuggiva l'altro, che appunto sono due tipi di foibe, due tipi, e cioè due momenti diversi nei quali appunto avviene che qualche appunto malcapitato finisca nelle foibe. Ma vorrei aggiungere a quello che dici, che tra l'altro, come invece erroneamente alcuni dicono, che appunto
non solo nella foiba di Basovizza, ma anche nelle altre, istriane o giuliane che fossero, furono infoibati appunto, con questo neologismo, infoibati appunto, anche esponenti del Partito Comunista Giuliano e anche partigiani giuliani, quindi partigiani italiani di fede comunista, ma che erano contro Tito. Per cui dobbiamo dirla tutta la storia, appunto. Non dobbiamo restare solo al fatto che, come si dice, è anche vero che fascisti e anche normali cittadini furono infoibati. È verissimo. Ma ci furono anche questi cittadini che furono appunto infoibati, no? Sì, ma se vogliamo, informazione, insomma. Se vogliamo dirla tutta, ma proprio tutta fino in fondo, ci sono documenti nell'archivio centrale dello Stato a Roma, che io sono andato a vedere, a copiare, e che ho qui nel mio computer, delle esplorazioni che sono state fatte in tutte le foibe, in tutte, sia quelle giuliane, che sono 5 o 6, sia in quelle istriane, che sono una decina. C'è poco da fare. In questo periodo, dove si è potuto scavare, si è scavato. I numeri, anche uno solo infoibato è un crimine, sia ben chiaro, sia ben chiaro. Non sto giustificando nulla, nulla. Sto semplicemente dicendo quello che ho scoperto andando a leggere i documenti, e posso dirvi dove sono, se volete vi dico anche il fondo, che è il 171, quindi fate poca fatica ad andarlo a vedere. Bene, nelle foibe istriane sono stati estratti 247 corpi. Nelle foibe giuliane sono stati estratti 42 corpi. Ora, tutto il resto, parlo di italiani ovviamente, perché se parliamo di cavalli o di tedeschi o di canadesi, eccetera, eccetera, questo è un altro capitolo. Parlo del discorso fatto dalla destra, infoibati italiani solo per il fatto di essere italiani. Non è assolutamente vero, al di là del fatto che in quel periodo là italiano corrispondeva esattamente a fascista, perché ovviamente quelli che sono stati uccisi, infoibati, fascisti, c'è poco da fare, erano italiani, non potevano certo essere croati, anche perché pensiamo che quando le foibe istriane sono state, tra virgolette, che Dio mi perdoni, utilizzate, in Istria comandavano l'SS, non comandava Tito, assolutamente, comandavano l'SS, e quindi, e per quello che sono stati infoibati, per nascondere i corpi di chi era stato assassinato, sono stati assassinati anche persone che non avevano niente a che fare con la politica, persone che avevano litigato oppure che avevano avuto questione di amante o di acquisti di terreni o vate la pesca. Lì in mezzo al caos è facile prendere la pistola, uccidere uno, magari anche derubarlo e poi farlo sparire il corpo, tanto non si sa niente di nessuno. Guarda, le foibe sono cavità carsiche di 100, 200, 300 metri di profondità, che non sono fatte dall'uomo, quindi non sono un tubo, sono scoscese, hanno dei pianori, hanno delle piante, c'è di tutto dentro. Se butti giù un corpo è difficile che arrivi giù vivo, perché 200 metri, fate il calcolo, è come un grattacielo 200 metri. Certo. Credo che l'Empire State Building sia 200 metri o 300 metri. Quindi è assurdo che mi dicano che uno è stato buttato giù e è tornato su vivo e ha detto io sono stato buttato giù vivo. Non ci credo che sia stato infoibato uno che abbia fatto in salita 200 metri. Non è possibile, al di là che il fatto che deve essere arrivato anche giù vivo, perché fare un salto di 200 metri, io sono caduto dalla scala e ho rotto il femore da 3 metri, figura di 200. Quindi tante balle, tante bugie, tante cose sono dette, sempre rispettando però le famiglie di coloro che hanno avuto dei familiari uccisi. Per carità, tanto rispetto e solidarietà, però non raccontatemi balle. Indubbiamente. Tra l'altro io avevo trovato, anche se ci avviamo alla fine della nostra trasmissione di oggi, vediamo se lo riesco a pescare, vediamo, avevo trovato un documento che avevo trovato, ecco sì, a proposito di quanto stiamo dicendo, cioè di foibe, di uccisioni e quant'altro,
ho trovato un documento che parla della strage dei finanzieri della caserma di Campo Marzio di Trieste del maggio 45. Tra l'altro, guardato i nomi, devo dire ci sono moltissimi siciliani, tanto per cambiare. Addirittura credo di aver trovato forse un avo, comunque un parente stretto di una mia collega, appunto, siracusana, ma poi questa cosa la verificherò con lei, perché magari in una trasmissione potremo parlare anche con lei, se appunto confermo questo dato. Giusto per dire che appunto spesso e volentieri nelle forze dell'ordine erano e vanno tuttora spesso i giovani meridionali. Ma al di là di questo, tu probabilmente di questo fatto sai qualcosa, no? Ma certo, certo. Ma c'è una tesi di laurea su quell'argomento lì, della Cernigoi, che è una studiosa triestina. Tu hai trovato un documento, da chi è firmato? Aspetta, perché l'ho messo in calce, dunque vediamo un attimo, lo riprendo. Dunque, l'ho trovato questo documento, dove l'ho trovato? Devo cercarlo. Ho caricato il documento. Tanto non lo trovi, tanto lo so che non lo trovi, perché non c'è. Aspetta. Non c'è la firma di nessuno. Forse è proprio della Cernigoi, se non vedo male. E ci sono le note anche a questo diciamo capitolo. Va bene, alla fine c'è l'elenco dei militari che erano presenti nella caserma di Campo di Marzio. Vediamo se c'è la firma alla fine. No. Però vedo che ci sono delle note anche, dove si parla del libro della Cernigoi. Per cui non devo verificarla questa cosa, però è inutile che verifichi, sembra... no, è un capitolo di un libro, sì, probabilmente sì, il capitolo di un libro, appena lo ritrovo sicuramente magari ne daremo ce l'ho anch'io. Lì, sì. Praticamente delle persone che facevano parte di questa compagnia, ce ne sono alcune che sono andate addirittura a Mauthausen e sono anche tornate a casa. Ce ne sono alcune che sono praticamente state uccise durante uno scontro. Cioè, non sono infoibati, sono persone che sono mancate in quel periodo lì. Sì, sì, ma è vero, per carità, ma che ci siano persone che dicono sono sparite perché sono state infoibate, ma guarda che ci sono dei nomi doppiati, anche triplicati all'interno di quel, cioè è un caos tremendo. Fare dopo tanti anni un discorso serio su dati che non sono esatti, io non mi ci metto neanche, cioè, posso raccontare qualsiasi cosa a quel punto lì. Mi basta sapere soltanto che una decina di questi qui sono tornati da Mauthausen e dico, ma come hanno fatto ad andare in Poiba e poi tornare da Mauthausen? Ce ne sono due di vivi addirittura, ce n'era quando la Cernigoi ha fatto quello studio lì. Quindi si è parlato. Si sono dette tante cose, e il guaio è che purtroppo sono state strumentalizzate delle tragedie in mani di famiglie su cui sempre mi levo il cappello, però non imbrogliatemi per cortesia, ditemi le cose come sono. Infatti. Bene, io direi che a questo punto noi possiamo anche concludere la nostra trasmissione di quest'oggi. Ecco, lì c'è già la piccola sigletta che ho preparato, ma che poi manderemo dopo appena ci congederemo. Abbiamo quindi iniziato un attimo a tracciare quello che fu il periodo dell'8 settembre. Io direi che appunto proprio il giorno 8, quindi mercoledì prossimo, potremmo tornare di nuovo sull'armistizio e far vedere appunto e sentire, perché no, il brevissimo proclama di Badoglio. Vedremo anche quei documenti di cui abbiamo parlato, cioè abbiamo accennato, cioè il documento di Quebec e i due documenti dell'armistizio,
quello corto e quello lungo, perché tra l'altro anticipiamo che proprio in quello lungo ci sono le clausole forse più, come potremmo dire, stringenti per, da parte degli angloamericani verso di noi, verso l'Italia, dei quali ancora secondo me stiamo, tra virgolette, patendo le conseguenze di quell'armistizio. Ma ripeto, sicuramente ne parleremo con dovizia di particolari il giorno 8, quindi già ti trattengo per il giorno 8, sempre alle 18, sempre qui sulla Giornata Siracusa. Ricordiamo il tuo sito internet, dove è possibile leggere tantissime delle cose che ci racconti, perché ho dimenticato di prendere un appunto di scrivermelo, ma la prossima volta lo cito, promesso. Vai, il tuo sito qual è? www.ricercastoriche.it. Ecco, www.ricercastoriche.it, dove trovate tutto il materiale che il buon Guido Zanella ha già trovato e che ancora continuerà a trovare per appunto raccontarci i fatti della Seconda Mondiale. Naturalmente questa nostra chiacchierata la potrete rivedere non solo qui sulla pagina Facebook di Radio Lontra Siracusa, anche sul sito internet, sezione video di radiolontrasiracusa.it, e perché no, per chi volesse, anche su YouTube, c'è il canale YouTube Radio Lontra Siracusa. Quindi a questo punto io penso che possiamo salutarci qui. Grazie Guido anche questa volta per la tua cortese presenza. Resta fermo lì per i saluti finali fuori dalla diretta, come giusta prassi da quando è iniziata questa avventura. Intanto saluto gli amici, vi lascio la nostra sigla, per ora senza musica, ma prossimamente anche con la musica. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, buona serata.